che parla di Pirelli era già stato pubblicato in italiano, questa volta e in inglese, per meglio far conoscere la storia di Pirelli al mondo. Ma sì, Pirelli è un'azienda che ha il 95% delle sue attività fuori dall'Italia, anzi più del 95%, quindi è un libro che è voluto anche dai nostri investitori, dai nostri, da chi conosce un po' l'azienda all'estero. Senta, è un argomento di stretta attualità che non riguarda però la Pirelli, ma riguarda lei, calciomercato. Perisic, si parla di un addio all'Inter, lei cosa ne pensa, lo venderebbe? Guardi, questa è un'estate calda, io di calcio penso che sia meglio che non parli in questo momento. Aspettiamo, vediamo come andrà il tutto, fiducia a chi sta facendo le scelte, fiducia all'allenatore. L'importante è che costruiscano, e sono fiducioso, una squadra forte che faccia divertire il pubblico. Presidente, però lei ha parlato adesso degli investimenti dei cinesi, ovviamente la domanda non era riferita a Suning, era una cosa un po' più in generale, però insomma c'è stato qualcuno che ha criticato questa scelta di voler cedere ad un investitore cinese. Lei, visto anche quelli che sono stati gli effetti a livello di investimenti e quelli che potrebbero essere, trova invece che insomma ci sia da dare fiducia a questo tipo di investimento da parte di Suning, da imprenditore, non da tifoso? Loro sono venuti con la volontà di fare dell'Inter una squadra forte. Il figlio Steven Zhang è in Italia, vive praticamente in Italia, sta studiando l'italiano, vedono anche per la loro azienda un futuro in Italia, quindi può essere un'ottima cosa. Senta, le chiedo un'ultima cosa. Da pochissimo, da due giorni, è passato un anniversario che lei ha vissuto, perché sono passati esattamente 20 anni da quando è arrivato qui Ronaldo, che comunque ha avuto un impatto non solo per l'Inter ma anche per la Pirelli, perché è stato un vostro volto anche in una campagna molto discussa, eccetera. Intanto, che cosa ricorda di quei giorni? E poi, se secondo lei potrà arrivare effettivamente prima o poi un giocatore che possa avere un impatto del genere anche a livello mediatico? Guarda, io credo che Ronaldo è stato un grandissimo campione, quindi con doti naturali straordinarie. Il calcio è bello proprio per l'imprevedibilità, è bello per la qualità quando viene espressa da campioni, quindi ci sono i grandi campioni e l'augurio che anche in Italia arrivino i grandi campioni. Senta, invece l'altra squadra di Milano è un po' sotto le polemiche ultimamente per il caso Donnarumma. Lei cosa ne pensa soprattutto del ruolo predominante dei procuratori che c'è nel calcio ultimamente? Ho già parlato troppo di calcio. Ma lei fa delle domande a cui... No, ma sono sempre... Io non sono un esperto di mercato, di calcio, non le so queste cose. Ma puoi rispondere da appassionato? Ad appassionato io voglio vedere del bel calcio. Procurate del buon calcio. Va benissimo, grazie mille.